Benissimo, quello che avete visto da Bruno Sebastianelli è la punzonatura della tela, una delle fasi di lavorazione per creare il modulo di lavorazione. Qui ne vedete un'altra, la cucitura della filigrana sulla tela di bronzo. Alla fine di tutto questo, noi avremo un modulo di lavorazione che servirà per fabbricare il nostro foglio di carta. Ecco qua il modulo con la filigrana dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. All'interno del tino c'è acqua e cellulosa di cotone. La mettiamo in sospensione perché tendono a separarsi e con il modulo di lavorazione possiamo fare la feltrazione. La prima fase che serve ad intrecciare le fibre e a formare il foglio. I movimenti sono sia in senso longitudinale che trasversale e questo dà alla carta a mano una caratteristica unica. La carta fatta a mano è una carta quadrata, ha lo stesso carico di rottura sia in un senso che nell'altro. A questo punto tolgo il cascio e devo staccare il foglio di carta sul feltro senza toccarlo perché all'interno, come vedete, c'è quasi tutta acqua. Quindi per staccarlo faccio questa operazione che mi permette poi di stendere o il foglio di carta all'aria oppure lo impilo in una posta di felti e fogli che andrà pressata per togliere più del 50% dell'acqua. A quel punto la carta è manipolabile, la stacco dal feltro e alla fine, dopo l'asciugamento finale con un essiccatore elettrico, ottengo la filigrana.